Buongiorno a tutti. Oggi vi mostro un chiaro esempio di come si porta, come si va in vacanza. Guardate un po' sta macchina. Questa è un pericolo pubblico per se stessa, per tutti quanti. Guardate che mi si coppa sta macchina. Chissà. Se vuoi pigliare la polizia stradale, mamma mia, è come un combino. Cioè, ci rendiamo conto, sta gente come va in giro. Un pericolo non solo per se stesso, ma pure per gli altri. Sono sulla strada statale Basentana, Potenza Salerno. E non me la vogliono al nord, che poi dicono, ma sono sempre al sud. Di macchine e furgoni così ne ho incontrate a bizzeffe, che venivano giù dal Bresciano, dal Bergamasco, che andavano a piedi la nave in Spagna, che li portava in Marocco e Tunisia. Questa è un'usanza abbastanza mente comune. Gli va sempre bene. Ma si è pigliato la stradale, gli fa il sederino rosso rosso. Ancora oggi, 2022, si parla di sicurezza stradale, ma secondo me se ne parla soltanto, forse. Questi qua andrebbero presi, che io adesso ho la sanzione, io non so quant'è, ma sarà sicuramente bassa, perché se fosse una sanzione seria, come fanno all'estero, che qualsiasi errore fa incominciano a pagare 3, 4, 5, 6 mila euro. Vedete, se lo farebbe più a caricare la macchina in questo modo. Un pericolo pubblico. È una minaccia proprio. Bah. Un saluto a tutti. Che cosa dirvi? Questa cosa si vede solo in Italia, questo è il caso di dirlo. Ciao, buona giornata.